Salve e ben ritrovati. Oggi vedremo come scegliere il colore esterno di un edificio sfruttando le potenzialità della realtà virtuale. Immaginiamo, ad esempio, di dover realizzare i lavori di rifacimento di una facciata di un edificio soggetto ad autorizzazione paesaggistica. Occorrerà rispettare il piano del colore del comune in cui ricade l'intervento e sarà necessario generare render fotorealistici e fotoinserimenti per la relazione paesaggistica. Grazie alla realtà virtuale avremo la possibilità di esplorare il modello e cambiare i colori delle facciate, valutando immediatamente l'impatto sul contesto e provando diverse soluzioni. Come al solito sarà disponibile per il download il file di progetto che potete utilizzare come riferimento per tutti i vostri lavori. Ma iniziamo! Prima di navigare il modello, analizziamo l'immagine dello stato di fatto, con indicato l'edificio su cui intervenire. Esaminiamo il piano del colore, che indica le tonalità per la colorazione delle facciate utilizzabili in funzione del luogo di ubicazione dell'edificio. Nel nostro caso, osserviamo che le colorazioni possibili sono espresse col sistema di riferimento NCS, Natural Color System. Occorre dunque convertire questa tonalità nel codice RGB, Red Green Blue. Al riguardo utilizziamo uno dei tanti tool disponibili online per la conversione dei codici colore. Otteniamo dunque il valore RGB da inserire in Edificius. In Edificius creiamo un nuovo materiale intonaco per esterni bianco. Inseriamo i valori e otteniamo il materiale. Entriamo in VRI . Assegniamo il materiale dopo averlo selezionato nel menu . Possiamo osservare il risultato in tempo reale e capire se ci sono delle modifiche da apportare. Per avere un miglior confronto con il contesto, possiamo effettuare un fotoinserimento, sempre all'interno di Edificius, in pochi e semplici passaggi. Seguendo le stesse operazioni, possiamo fare la prova con altri colori, attenendoci sempre al piano del colore. In tempo reale, riusciamo ad ottenere l'aggiornamento del fotoinserimento. Effettuiamo per l'ultima volta questa operazione e decidiamo di mantenerla come valida in quanto rappresenta il giusto compromesso per coerenza con l'intorno. Infine possiamo anche cambiare in modo dinamico l'esposizione solare per osservare l'effetto del sole sul colore appena scelto. Con questo ho concluso, vi ricordo che per usare questa funzione occorre aggiornare Edificius all'ultima versione oppure scaricare la trial completa di tutte le funzionalità e valida per ben 30 giorni. In descrizione sono presenti i link che vi permettono di scaricare la trial di Edificius, scaricare il modello del progetto che abbiamo appena visto e raggiungere l'articolo di approfondimento. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buon lavoro e vi do appuntamento al prossimo video.